Fabrizia Pecunia, ieri il territorio di Rio Maggiore è stato interessato da un incendio, i vigili del fuoco sono stati al lavoro tutta la notte, com'è ora la situazione? Sì, ieri siamo stati diverse ore con il fiato sospeso. Si è sviluppato questo incendio nei pressi del santuario di Montenero e sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la protezione civile del comune di Rio Maggiore, ma anche molte squadre di volontari dei comuni della provincia della Spezia. Quindi ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare tutti per l'intervento perché è stato molto importante. In serata la situazione era già stata quasi completamente bonificata e anche la rete sentieristica è stata ripristinata subito. Però insomma lo spavento è stato molto, anche perché nella zona ci sono diverse abitazioni e quindi eravamo preoccupati prima di tutto per l'incolumità delle persone. Cambiando completamente argomento, nei giorni scorsi c'è stata una polemica relativamente ad alcuni locali che hanno messo in strada i rifiuti con largo anticipo rispetto all'orario previsto per la raccolta. Com'è ora invece la situazione? Ma durante la stagione turistica abbiamo registrato comunque un progressivo aumento, ovviamente anche degli abbandoni e quindi abbiamo dovuto fare tutta una serie di attività, compreso attivare la sorveglianza, una vigilanza privata per scongiurare gli abbandoni e soprattutto l'utilizzo improprio dei bidoni stradali. Io colgo l'occasione anche qui per chiedere, insomma, a tutta la popolazione una massima collaborazione sul tema della raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti. Questo è un argomento, sul quale, in mancanza, insomma, di coordinamento anche con i privati, non si riesce, ovviamente, anche a causa dei numeri elevati di persone che transitano in questo periodo nel nostro territorio, a gestire il servizio in modo efficiente. E quindi è necessario davvero una collaborazione, anche perché noi abbiamo attivato tutta una serie di servizi dedicati alle attività commerciali. In particolare anche durante la giornata andiamo proprio a raccogliere all'interno dell'attività la spazzatura differenziata proprio per evitare il conferimento. Perché comunque una località turistica ha anche insomma, necessità di avere un'attenzione particolare per il decoro, quindi avere il rifiuto, anche se differenziato in modo corretto, esposto in strada, non è comunque mai bello. E quindi per evitare questa cosa abbiamo organizzato tutta una serie di ritiri che dovrebbero in qualche modo alleggerire poi il conferimento serale. Sono successi degli episodi, adesso siamo intervenuti e insomma, auspico che nel mese di agosto, che è un mese sempre molto, molto delicato, si possa ecco, risolvere questa problematica con una collaborazione più attenta e anche puntuale.